Ciao a tutti amici, siamo di nuovo qui a Milano, ci stiamo dirigendo verso San Siro dove questa sera si gioca il ritorno della semifinale di Coppa Italia, Inter contro Juventus. Stasera abbiamo l'obbligo di rivendicare tutti i torti subiti nel corso degli anni, tutte le sconfitte subite nel corso degli anni. Dai cazzo, dai! Partita d'andata terminata 1-1 con la rete di Lukaku su rigore nei minuti di recupero e, come ogni Inter-Juve che si rispetti, caratterizzata da un'infinità di polemiche, gli ululati razzisti a Lukaku, Lukaku che esulta sotto la curva della Juve, Cuadrado che tira un pugno ad Handanovic, entrambi espulsi, Lukaku espulso, insomma un Inter-Juve tipico. Lukaku fortunatamente sarà dalla partita questa sera dopo l'annullamento della squalifica da parte di Cravina, sarà carichissimo, carichissimo. E come direbbe Allegri, speriamo di vincere di corto muso. Caricare un po' le pile. Questo è il posto dove andare a mangiare il panino a San Siro. Salsiccia calabrese, altro livello. Sta arrivando il pullman dell'Inter. Inter! Olè, 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 olè! Illusione, è passato velocissimo, contro il Benfica era stato assaltato. Male, 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 male. Non iniziamo bene, l'atmosfera non deve essere questa. C'è un'atmosfera rilassatissima, oh! Che cazzo stiamo facendo? Dai, eh! Oggi siamo al 2-6-1. Cambiamo settore. Chissà che non porti sfortuna. Adesso, gradini. Il nostro posto. Come sempre, la comodità prima di tutto. Cuscinetto. Oh. Entra la Juve! È tutto super silenzioso. Anche la curva non ha tolto gli striscioni, non canta. La curva è tornata, sta rimettendo gli striscioni. Oggi Ciala è il nostro uomo. E Ciala! Allora, bene, non bene. Dai, prendiamoci questa finale. Il settore della Juve è tutto esaurito. È iniziata. Juventino pezzo di merda. Juventino pezzo di merda. Serie B, Serie B, Serie B. Abbiamo iniziato benissimo, anche lo stadio si è scaldato molto. Dai, 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 dai. Ammonisci-lo! Ammonisci-lo! E rima un bel cross. Allo? No! Vai, Mari! Vedi, va! Inter in vantaggio dopo 15 minuti, un tocco morbido di Di Marco. L'Inter ha bruciato benissimo questa partita, meritatamente in vantaggio. Andiamo! Vai Lauti! No! Bello, bello, dai Lauti, tira! Tira, no!
Stiamo dominando adesso. Bisogna fare il 2-0 subito. Ventesimo del primo tempo, sempre 1-0. Adesso palla sterile della Juve, che non riesce a sfondare la difesa dell'Inter. Fine primo tempo, l'Inter che ha stradominato, Juve che ha fatto solamente un possesso palla, però non si è mai resa pericolosa. Paro tutte due o tre occasioni che secondo me non deve sfruttare meglio, però bene così. Avanti, avanti tutto, andiamo a conquistare questa finale. Nel secondo tempo dobbiamo entrare esattamente con la stessa cattiveria del primo. Lautaro però non può sbagliare quei gol là. Non sarebbe la prima volta che l'Inter butta via la partita perché sbaglia una miriade di gol. La Juve non può continuare a giocare così male come nel primo tempo, sicuramente ci sarà una reazione. L'importante è resistere e cercare di portare a casa la partita. Iniziato il secondo tempo. Fuori gioco, ho peccato, ho fatto un gol alla Minito. Vai, vai Lauti, vai Lauti. Barella stirato, no, non scherziamo, panico totale. Esci, esci Ciara! Bravo Nana! Ma che bello essere in Siro tutto pieno. Dove che adesso ha abbastanza il controllo del gioco, siamo un po' chiusi dietro. Facendo l'assalto per provare a raggiungere il pareggio. Puntalo! Mezzo, mezzo, mezzo! Dai, Lauti! No! No! Intanto così, dai! E Dima? No! 85esimo, sempre 1-0. Fare un altro gol, altrimenti diventa un'agonia. Anche Pogba per la Juve. Vai te, vai te, vai te! Mettila bene, Brozzo, mettila bene. Sì, no! 5 minuti alla fine. Inter ripetutamente vicino al gol del 2-0, ma la partita rimane aperta. Vai tu, tu! Puntalo! Puntalo! Buttalo giù! Buttalo giù! C'è! C'è! Sionana! 90esimo! Dai, vi prego, cazzo! Vai, Noè! Vai, vai, vai! Era un 4 contro 2! Sì! Non si può ogni partita così comunque, cioè non è possibile. Esci, esci! Sì, Onana! Sì! Stai a terra, Onana! Stai per terra! Sì! Tutti a Roma! Tutti a Roma! Siamo in finale, siamo anche senza voce.
Mamma mia, che maggio che ci aspetta, che maggio, le due semifinali di Champions con il Milan, la finale a Roma probabilmente contro la Fiorentina. Andiamo a vederle tutte, cazzo, andiamo a vederle tutte, quindi per non perderti nessun contenuto, iscriviti al canale, metti like, attiva la campanellina, ci vediamo alla prossima partita, ciao!